L'inno alla gioia di Schiller, riarrangiato e reso celebre poi da Beethoven, risuona tra le mura del Palazzo della Ragione, così come fa contemporaneamente nelle piazze di 50 città italiane. Simbolicamente, un modo per ricucire il paese attraverso la musica. Un momento intenso e profondo, per celebrare la Giornata Europea delle Fondazioni. L'iniziativa arriva da DAFNE, l'organizzazione che riunisce tutte le associazioni di fondazione del continente, alla quale ha scelto di aderire anche la Fondazione Cariparo. Abbiamo voluto a livello europeo ricordare che ci sono molte fondazioni, che le fondazioni stanno diventando una parte importante di quel tessuto sociale che bisogna coltivare, che è fatto di molti attori. Bisogna passare dallo stato sociale alla comunità solidale. C'è cioè la consapevolezza che bisogna darsi da fare tutti, non solo attraverso appunto le istituzioni, ma anche attraverso le azioni di interesse generale promosse dai cittadini, come dice la Costituzione, l'articolo 118, che diventano una componente essenziale del nostro benessere. Ecco, lì troviamo le fondazioni che sono protagoniste della sussidiarietà, protagoniste di questa manifestazione di interesse sociale che parte dal basso. La Nona Sinfonia esprime l'ideale di una società di uomini egualmente legati tra loro da vincoli di gioia e amicizia universale. Questa è la solidarietà, questi sono i principi alla base di chi sceglie di fare del bene nella società civile. Non solo l'emozionante concerto con l'orchestra OPV, il coro di Piazzolla sul Brenta e i giovani solisti dell'Accademia Teatro alla Scala, ma anche una tavola rotonda dal titolo Comunicare per bene, per parlare dell'importanza del terzo settore. È importante comunicare perché il terzo settore deve essere conosciuto meglio, apprezzato meglio, valutato anche meglio. Bisogna essere consapevoli che nel terzo settore, come in tutto l'apparato statale, come in tutto il meccanismo di mercato, ci può sempre essere la mela marcia. Quindi dobbiamo anche tenere gli occhi aperti, distinguere il buono dal cattivo, ma rendersi conto che il terzo settore è una grande forza del nostro paese. Fondazione Cariparo si è fatta prima portavoce di questa importante giornata e in collaborazione con il CSV di Padova ha messo in piedi un momento di sensibilizzazione e di promozione della solidarietà, proprio a Padova, che in questo 2020 è la capitale europea del volontariato.